Ciao, buongiorno. Oggi finalmente parliamo di questo kit di fustelle che arrivano tutte insieme, è solo un pacco. Adesso io l'ho praticamente sistemate, aperte, però praticamente sono tutte queste e fanno parte di un unico kit. Allora, quella principale è la fustella che serve per creare questi cartoncini, queste basi che ora serviranno per porta tag, diciamo, o le possiamo usare anche come album messi insieme per altri appunti, e poi possono essere decorati o semplicemente con questa fustella per creare un altro tipo di tinta all'esterno, insomma un altro tipo di carta che viene messa così normalmente, oppure come ho fatto io, utilizzando questa e questa parte insieme e dare origine a questa decorazione di un colore contrastante che poi incollerò piano piano qui per renderla un po' più carina. Però potete decidere se fare tinta umida oppure con questa decorazione. Se usate questa e la potete usare anche in altri progetti, tutto intorno non taglierà e quindi potete metterla anche per fare, che ne so, una pagina molto più grande, formato A4, ripassandola più volte accanto, una accanto all'altra, oppure utilizzando questa rettangolare piccolina, tutto intorno non taglierà e quindi voi vi ritrovate un foglio grande decorato che è bellissimo. Allora, io ho utilizzato allora insieme queste due fustelle per fare la parte esterna della bustina e potete scegliere qualunque colore, però questa l'ho scelta più scura per dare un po' di contrasto. Poi all'interno bisognerà inserire un semplice cartoncino quando si tira fuori, insomma, la tag. Io ho scelto di fare il quadrato più piccolino e poi si vedrà, insomma, in questo modo soltanto il rosa. Mi piaceva questo contrasto e dunque ho realizzato altrettanti cartoncini, però non è finita qua. Voi all'interno di questa bustina, come ora noi ora la realizzeremo, potrete utilizzare dei pezzi di carta a cui avete inserito degli indici, diciamo, e qui potete sbizzarrirvi perché potete averle a destra, a sinistra, o meglio, a sinistra, a destra, ecco, tolto questi, se no non vedete, al centro, guardate quanti sono, guardate, cioè le riallineate tutti quanti, un po' più spostati. E poi qua, guardate. Allora, i cartoncini però li dovete tagliare a misura, anche un po' più lunghi. Io l'ho fatto infatti un po' più lunghi per farli sporgere e poi inserire questi quattro tag per ritrovare ricette, memorie, note, appunti o password. Per esempio, vorrei usare questo piccolo album per le password dei computer. Poi avete un altro rettangolo grande che serve per decorare con un altro tipo di carta questa zona qui. In questa voi potete anche inserire, dunque questo è il rettangolo che va proprio su questa parte, potete inserire in questa parte rettangolare, potete usare a mettere questo da solo e creare solo delle decorazioni, per esempio tutta la pagina decorata in questo modo traforata, oppure creare un rettangolo in questo modo e poi inserire all'interno delle scritte. Allora, per le scritte voi avete a disposizione questa tag dove potete scrivere le cose, vedete, a mano, oppure tutte queste. Allora, tutte queste, ecco, ve le mostro un attimo. Sono tantissime queste fustelle e veramente al prezzo che le ho pagate sono regalate. Allora, voi avete questa che serve per ritagliare le scritte, che sono 1, 2, 3, ora ve le faccio vedere, 4, 5 e 6. Quindi questa piccola fustella fa il contorno a tutte queste qui che sono piccole. Allora, io ne ho fatta una tagliandola col contorno ed è questa, anzi, ci manca, qua non ho tolto questo pezzo, ecco qua. Queste sono per le ricette, ok? Dunque viene così una bellissima tag che potete mettere, per esempio, qui, oppure praticamente la mettete direttamente fuori, ecco, così, senza, su un'altra base, magari avete fatto un altro colore, mettete una bella scritta di questo tipo, oppure potete avere, queste le ho fatte senza, potete anche ritagliare una semplice, cioè usare questa.
questa fustella per fare la tasca esterna e poi all'interno o al centro, eccetera, fustellare la scritta. Allora, cose speciali, ricordi carini, poi c'è le date, guardate quante sono tantissime. Poi c'è gli indici e ci sono le cose da ricordare, e le ho provate un po' tutte, insomma, sono tantissime. E dunque con le scritte vi potete sfiziare, sono veramente tante, tante, tante fustelle in una. E quindi noi queste le rimettiamo qua dentro, per esempio, perché sono tutte intercambiabili, guardate, e poi rimettiamo a posto queste perché andiamo a fare la struttura. Sono veramente tante. Allora, di queste qui ancora non ho ben capito, ci stanno queste quattro, non ho ben capito ancora l'uso di queste, perché queste praticamente nella fustella erano praticamente queste. Io penso che si possa inserire, per esempio, questi buchetti sempre come forma di decorazione o per unirli uno all'altro. In questo caso c'è un buco da una parte e un buco dall'altra in cui si può mettere un fiocchetto, e queste invece sono semplici, però ecco, bisogna un po' sperimentare e vedere come piace di più. Però penso siano decorazioni dei bordi di questa fustella, che è questa qua bellissima. Allora, mettiamo via un attimo le fustelle per vedere cosa voi potete realizzare effettivamente. Allora, guardate qua, questa è la struttura della nostra fustella, però qui praticamente è doppio. Io ho provato a seguire le linee e viene quasi una scatolina. In questo modo viene un contenitore bello largo, in cui all'interno voi potete inserire tante tag diverse. Dunque, se voi utilizzate i divisori, e dunque tutti questi bellissimi esemplari di divisori per creare veramente degli archivi, voi potete affiancare uno dopo l'altro, incollarle una scatola, perché queste praticamente vengono fuori scatoline, una scatola dietro l'altra, e affiancare e farla lunghissima. Poi naturalmente decorarlo, ecco a che servono queste qui, ci fate dei bordi di altri colori, vengono anche più decorate, vengono insomma un po' più sfiziose, però voi lo fate lungo su un altro cartoncino che potete crearvi da sole, una striscia lunga in cui inserire tutte le vostre in tutti i vostri archivi. Però in realtà a me piace, e questo facciamo una prova, a farlo in un altro modo, per cui questa è un'opzione, farla tipo scatolina e dunque metterle, che ne so, due o tre allineate con tutte le tag, e già si regge da sola, ma con una base di un cartoncino più spesso. Voi sulla scrivania mettete questo e tantissimi appunti, veramente ricette, ma un di telefono, quello che vi pare, uno accanto all'altro sulla scrivania, sul cartoncino, d'accordo? Però a me piace un po' più piatto, perché a me piacciono le cose piatte, perché possiamo utilizzarle anche negli album. Allora, per farlo piatto, però, io andrei a chiudere questa parte, vedete? E dunque mettere un punto di colla qua all'interno, in modo tale da chiudere e mettere piatto questa zona. E poi anche qua lo stesso, tagliare questa parte che sporge, proprio tagliarla tutta, oppure soltanto lasciarne un lembo, ecco, così. Allora, qua si piega al centro. Qua si piega così e viene una tasca piatta. Naturalmente, ecco, vedete, dobbiamo tagliare un po' di carta interna, perché sennò rimane questo bordino. Allora, io ne faccio uno, dopodiché farò gli altri velocemente, mandando il video veloce, per fare delle taschine, perché poi faccio vedere come viene. Allora, passiamo alla prima, questa era una brutta copia, e usiamo il nastro di adesivo piatto. Thank you.
Allora, questa nostra base a me piace piatta. Questa taschina voi la potete usare per gli album, per decorare, oppure anche così. E una volta create tante, vi farò vedere come. Intanto, ecco, procedo ad incollare e preparare le altre e andiamo avanti con il progettino. Ho dovuto aggiungere un cartone un po' più grande, vabbè, venuto storto, perché sennò questo era troppo piccolo, e dunque ho usato l'altra fustella per creare un quadrato più grande. Adesso è molto più carino. Oppure potete mettere quelle che hanno le tag, facendole a misura. Questa è un po' più profonda, però praticamente con quella che sporge, magari un po' più corta. Andiamo avanti. Allora, le nostre bustine sono pronte, anche belle asciutte, sono venute abbastanza bene, sono soddisfatta. Poi ho creato le tag interne e ho visto che mettendo un occhiello colorato e con un filo di carta, di questo tipo, un nastrino di carta, viene anche più carino. Quindi ora procederò sempre a fare la metà di questi cartoncini e mettere il punto metallico, diciamo l'occhiello. Allora, questo è un nastro di raffia che io ho preso da Poundland, diciamo a 2 sterline, guardate quanto sarà l'impazzimento tirarlo fuori, però è molto economico. Però diciamo che anche i cinesi lo hanno, cercate, insomma, nastro di raffia e di carta, praticamente molto molto versatile. Allora, abbiamo fatto le nostre tag e le andiamo a inserire nelle taschine. Allora, ho usato per incollare queste parti piccole la colla Vinavil diluita in acqua e messa in questi contenitori. Vi metto il link nell'info box perché sono molto utili. Però mettete sempre uno spillo perché tende a seccarsi da morire. Allora, adesso queste le nostre basi. Questa è la fustella messa in ordine, guardate. Ora si vede un po' tutto quello che c'è, tutti gli accessori. Allora, ora che cosa ci facciamo? Allora, prima di tutto avete visto, se sono piatte così voi le potete inserire all'interno di un album e dunque poi tirate, per esempio anche in orizzontale, tirate e trovate una foto. È molto molto carina, perché io la vedo proprio per quello, proprio per essere inserita in un altro album, tirare fuori così la foto, i ricordi o le note eccetera. Altrimenti, sola così semplice semplice, voi che potete fare? Potete usarla proprio come è il suo scopo, quello di tenere ricette, memorie, numeri di telefono, eccetera. Come si può fare? Voi comprate un bastoncino di questi di legno che vendono i cinesi, magari lo tagliate, ecco, della stessa misura, e dunque lo rendete un po' più corto, e poi con un po' di colla a caldo voi praticamente, anche, ecco, ve lo faccio vedere in verticale, incollando con la colla a caldo voi create una specie di cerchietto, come non so, gli schedari che si usavano una volta, che vengono tutti tondi, che sono tantissimi, e voi li muovete e potete benissimo prendere tutti i numeri, tutte le indicazioni che avete. Viene praticamente, voi continuate perché ne dovete fare parecchi, e fate tutto il giro intorno a questo bastoncino, che potete anche lasciare dritto così e decorare qua sopra. Però praticamente alla base voi fate il cerchio. Io non l'ho fatto perché ero dovuto preparare un centinaio di questi cartoncini, però voi praticamente, farvi capire, fate il
il giro tutto intorno e creato un bel cerchio di uno schedario, praticamente per creare un vero e proprio schedario. Non so se mi avete capito, ecco, da qua si vede forse meglio, ma l'idea è quella di fare tutto un cerchio pieno di tag e dunque di memorie. Questa è la prima proposta. Oppure voi create le scatoline con il primo metodo che vi ho detto e poi all'interno potete inserire, benissimo, guardate che c'entrano, tutte le vostre tag e creare un mega archivio. Questi si tengono, ecco, guardate, se già ce ne sono due di scatole già si tengono in verticale. È molto carino, poi decorate la parte esterna e scatola. Oppure, di nuovo, e dunque quella è la terza proposta, voi vi comprate a parte la fustella che vi presenterò poi in un altro video, che serve per fare praticamente base per gli album, dunque praticamente il dorsetto di un album, e poi farò vedere nell'altro video come, e poi lo tagliate, diciamo, ecco, più corto, insomma, dell'altezza di questo, e create un album o soltanto una base che poi viene messa, ecco, questa già le regge in verticale, la mettete su un altro cartone e date modo a queste bellissime buste di stare in verticale. Cioè le possibilità comunque sono tante, da sperimentare anche in base a ciò che vi serve. La fustella è questa, e comunque vi ho fatto vedere che è veramente per circa 10 euro, è veramente tanta roba e potete sfruttarla come vi pare. Vi ho dato qualche indicazione, queste sono le taschine che potete utilizzare, potete creare, oppure le scatoline sempre per inserire tag da decorare con queste rifiniture e niente. Questo è un video veloce di recensione di questa fustella, ma le possibilità veramente sono tantissime. Ci vediamo con i prossimi video sugli album e spero che questo vi sia utile come al solito. Ciao.